Ciao a tutti, oggi sono qua per fare un nuovo book tag, nuovo in tutti i sensi perché l'ho creato io. Il tag è ispirato al film d'animazione Your Name. Sapete che ho adorato questo film, l'ho visto 2 volte al cinema e presto uscirà in DVD, Blu-ray, quindi non vedo l'ora, e per festeggiare questo lieto evento ho pensato di creare un book tag appunto a tema. Mitsue e Taki, un personaggio dell'altro sesso in cui ti sei rivisto. In generale io preferisco i personaggi maschili a quelli femminili nei libri o nei fumetti. Non so bene per quale motivo, anche se molto difficilmente mi rivedo in qualche personaggio. L'unica eccezione è Pita di Hunger Games, l'unico personaggio in cui posso dire di rivedermi veramente tantissimo. È un personaggio in cui mi rivedo non soltanto per la dolcezza, per le cose belle e positive che ha appunto Pita, ma anche per quanto riguarda i difetti. Quindi ci assomigliamo veramente tanto. Il tuo nome è... un libro di cui ti sfugge sempre il titolo o che tendi a sbagliare. Devo dire di essermi accorta dopo della cosa buffa riguardante questo fumetto. In ogni caso, sbaglio sempre il titolo di questa graphic novel. Dimentica il mio nome di Zero Calcare. Sempre mi viene da dire dimentica il tuo nome, poi penso, ma è il mio o il tuo di nome? E la cosa buffa, appunto, è che c'entra tantissimo con questo aspetto del tag, ma non l'ho fatto apposta, vi giuro. Tra l'altro a volte mi è anche capitato di dire dimenticati il mio nome o il... cioè, lo sbaglio sempre, nonostante io lo abbia letto e mi sia piaciuto veramente tantissimo, non so perché non riesco mai a ricordarmi il titolo giusto di questo fumetto. Kuchikami Sake, un libro che hai apprezzato con il passare del tempo. Non ho tantissimi dubbi al riguardo, Sky Doll di Barbucci e Canepa. Lessi questo fumetto diversi anni fa, me lo prestò infatti una mia amica, non era neanche uscito in questa edizione, ma era un volume che racchiudeva, se non sbaglio, i primi 2 o 3 fumetti. E non mi piacque tantissimo, né per i disegni né per la storia. C'erano aspetti che mi intrigavano e mi piacevano tanto, altre cose che mi facevano storcere il naso, che non capivo. Non lo so, non mi piacque ai tempi. Con il passare del tempo però ho letto sempre più cose diverse, mi sono informata molto di più sul fumetto, ho cercato di ampliare i miei orizzonti perché ero abbastanza... fissa su un genere, su uno stile, pensavo che mi potesse piacere solo quello, mentre con il tempo sono cresciuta tanto sotto questo punto di vista, mi sono arricchita culturalmente e quant'altro, e adesso invece mi piace da impazzire questo fumetto. Riconosco i motivi per cui non mi piacque ai tempi, ci sono ancora delle cose che non mi convincono al 100%, però di sicuro è un fumetto che secondo me vale la pena leggere. Musubi, un libro che eri destinato a leggere. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Non so se vi ho già raccontato, credo di sì, forse in un preferiti del periodo, ma ho iniziato a leggere questo libro in seguito a una cosa un po' buffa. Stavo guardando infatti la mia libreria assieme al mio compagno e tutti e due ci siamo soffermati su questo libro, nonostante io non avessi intenzione di leggerlo in quel periodo, nonostante non ne avessimo parlato e non ci fosse nulla di simile, di collegato a questa storia, tutti e due abbiamo allungato la mano per prendere questo libro. Ed è stato magico, non dico che sia stato destino, però è stata una coincidenza veramente molto strana e bella, e lo abbiamo tirato fuori e abbiamo iniziato a leggerlo insieme, o meglio, io ho iniziato a leggerlo ad alta voce, lui ascoltava. Meteora, un libro che ti ha lasciato un enorme vuoto. Il numero 9 di Monster di Naoki Urasawa. Questo volume è il conclusivo della storia e mi ha lasciato un vuoto perché dopo questo non sapevo che cosa leggere. Ero continuamente alla ricerca di un'altra storia simile, nel senso che mi prendesse e coinvolgesse così tanto, che fosse altrettanto intelligente e meraviglioso, ma niente. Per anni non ho trovato nulla di questo livello. È stato veramente un vuoto che mi sentivo dentro, cercavo continuamente qualcosa che fosse come Monster ma non fosse Monster, non so se mi spiego. E è stato veramente strano e per certi versi snervante. E tuttora vorrei ricominciare a leggerlo perché
Pochissime cose si avvicinano a quest'opera. E infine, Katawari Doki, il momento della giornata che preferisci per leggere. A me piace molto leggere prima di andare a dormire, quindi nel letto, sotto le coperte, anche d'estate, non mi interessa, mi piace stare al caldo, il tepore, mette tranquillità, mi fa sentire protetta. E secondo me è il modo migliore per chiudere la giornata, immergersi fra le pagine di un libro, che sia una storia di qualcuno che l'ha realmente vissuta e ce la vuole raccontare, una storia inventata, fantasy. Non lo so, per me è magico. Devo dire però che mi piace molto leggere anche mentre faccio la vasca, che capita sempre di sera, però ecco, non prima di andare a dormire. È sempre una situazione comunque in cui sono al caldo, perché mi piace fare la vasca bella, bella calda, e mi mette tanta tranquillità. Questo era quindi il mio tag ispirato a Your Name. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, ma soprattutto che cosa avreste risposto voi. Troverete tutte le domande qua sotto in descrizione. Ovviamente sentitevi liberi di riproporre questo tag ovunque voi. Vogliate, canale YouTube, blog, Instagram, qualsiasi cosa, veramente mi farebbe molto piacere sapere le vostre risposte. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!